Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro un altro caso risolto col nostro sistema bocca bionica, un paziente che aveva una problematica importante a livello della bocca, non aveva più denti, erano rimasti solamente alcuni denti nell'arcata superiore e denti con una parodontite in stadio terminale nella parte inferiore. Questa è la situazione di partenza. Il palato con pochissime radici, tutte spostate, storte, alcuni denti incapsulati con delle capsule provvisorie nell'arcata inferiore, denti con la parodontite e storti. Questi sono i denti che erano residui nella bocca. Abbiamo proceduto a eseguire l'intervento, posizionati gli impianti dentali e i provvisori. Questa è la chirurgia che è stata eseguita, 6 impianti dentali nell'arcata superiore e 6 nell'arcata inferiore, e questo è il grafico 3D della chirurgia eseguita. Abbiamo evitato le zone di vuoto dei seni mascellari nell'arcata superiore, i canali dei nervi mandibolari nell'arcata inferiore. Su di questi abbiamo evitato le protesi provvisorie. Questa è la TAC tridimensionale prima e dopo. Sulla sinistra vedi la bocca del paziente con ancora tutte le radici e sulla destra la bocca del paziente con gli impianti dentali inseriti. Abbiamo proceduto poi a una previsualizzazione del risultato estetico che avremmo voluto ottenere e abbiamo iniziato a questo punto a lavorare al design digitale dei nuovi denti. Abbiamo testato il design con delle prove in plastica, per avere un'idea di come dovrebbero essere le arcate definitive. Questi si chiamano mock-up, sono delle simulazioni che servono solo a testare in bocca al paziente i design finali. E questi sono invece i design finali realizzati in zirconio. Nota come la luce colpisce le superfici dello smalto e la gengiva che è stata simulata in maniera iperrealistica. In questo modo abbiamo bioemulato i tessuti perduti a causa della malattia parodontale. Abbiamo creato una superficie convessa perfetta a livello delle gengive per garantire il massimo dell'autodetergibilità. I denti sono perfetti, resistenti con la barra in titanio interna che regge i singoli denti. E questa è un'altra sessione di foto che ti mostra l'iperrealismo con cui è stata lavorata la superficie dello zirconio. Abbiamo creato delle protesi che fossero biomimetiche, che andassero a nascondersi in maniera perfetta tra le labbra del paziente, donare un nuovo sorriso del tutto indistinguibile da dei denti perfetti. Questo è il risultato prima e dopo, un paziente che ha ritrovato la gioia di vivere. Non puoi immaginare, chiaramente lo potresti anzi immaginare guardando queste foto, quanto era felice il paziente, un paziente che ora non ha più bisogno di nascondere il sorriso o essere visto come una persona malata, come appare in questa foto sulla sinistra, una persona perfettamente sana che ha recuperato anni di vita, gli abbiamo restituito la gioia di tornare a mangiare e stare con le persone. Spero che ti sia piaciuto questo caso, ti invito a guardare tutti gli altri. Un saluto da Dottor Palmas.